Francesco, vuoi citarmi qualcuno che piace tanto a Ratzinger? Ma io volevo introdurre il discorso, volevo introdurre il discorso di Ratzinger con un'altra cosetta. Bene. Allora, dice Ratzinger: vescovi messicani, lottate contro la libertà d'aborto. Cioè, che significa, tradotto, vescovi messicani, lottate per lo schiavismo, contro l'aborto. In realtà, quando Ratzinger dice l'aborto è il terrorismo da volto umano, in realtà il terrorismo lo sta facendo lui, perché la libertà di scelta delle persone, di scelta della loro vita, nella nostra carta costituzionale è un valore sacro, cioè è un valore a fondamento della carta costituzionale. Per cui quando Ratzinger dice aborto, l'anatema del vescovo, è il terrorismo dal volto umano, è un atto di terrorismo di Ratzinger. Ed è un atto di terrorismo. Adesso ci arriva Francesco. No, era visto che tu parli di questo fatto, parleremo delle scuole in Veneto. Sì, no, perché io l'avevo già legato all'abolisce il limbo, rivaluta l'inferno, costruisce i gironi nell'inferno, costruisce i gradi nel paradiso. Cioè, Ratzinger sta facendo, sta rivoluzionando l'aldilà dei cristiani, perché i cristiani non sapranno mai cosa avranno nell'aldilà, perché Ratzinger glielo cambia. Cioè, lui ha deciso che il limbo non c'era, però non ha risarcito dei danni di tutto il terrorismo che ha fatto affermando che il limbo c'era. Per cui quando deciderà che non c'è l'inferno, perché il suo dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, è assolutamente buono, risarcirà i danni di tutti quelli che ha minacciato con l'inferno. E se vi abolisce il paradiso, voi cristiani, che cavolo avete vissuto a fa? È un problema loro che si è un bel giochino, eh? È il giochino delle tre carte. Io ve lo do, io non ve lo do, io ve lo do, io non ve lo do. Ma sai, si potrebbe pensare anche a un'astuta opera, diciamo così, economica e pubblicitaria, perché a questo punto, dicendo, visto che noi abbiamo svuotato il limbo, potremmo svuotare anche il paradiso, a meno che non fate dire un certo numero di messe per i vostri defunti affinché rimangano là, se no gli diamo lo sfratto. Potrebbe essere anche una forma così commerciale, pubblicitaria, interessante. Ma sai, invece c'è di dire, vabbè, uno muore, rimane sempre in paradiso, si dà una scadenza contrattuale che i vivi devono in qualche maniera mantenere e rispettare. La persona in paradiso versando gli obuli. Sì, in effetti. Beh, guarda che ci sta ascoltando, fra le altre cose. Già 3-4 volte Radio Vaticano è venuta ad ascoltare le nostre trasmissioni, fra le altre cose. Per cui gli stiamo dando troppe idee, sì, Francesco. Esatto. In effetti è business, altro che la rivolta di Lutero là per le indulgenze. Esatto. Qui siamo a, si rimpingono le casse, si fanno le armate, si combatte l'aborto, si costruiscono bambini con le fobie, li si portano a stuprare. È una strategia a largo respiro classica della Chiesa Cattolica, no? Sai, poi quando leggiamo in Veneto che i vescovi dicono le scuole cattoliche, lo Stato privilegia gli istituti pubblici, hanno protestato per questo. E pensate appunto che le rivendicazioni fatte appunto anche perché stabiliscono che hanno dovuto tagliare, alcune scuole hanno chiuso e non trovano giusto che lo Stato, visto che taglia tutto, tagli i finanziamenti a loro e di conseguenza vorrebbero che la scuola cattolica fosse sostenuta e incoraggiata. Cioè praticamente bisogna finanziarli ulteriormente per stuprare ancora bambini? Senti, quando dicono, allora, una rivendicazione per chiarire che quello che può dare la scuola paritaria è un modello di uomo, a senso Don Giancarlo Battistuzzi. Sì, lo stupratore di bambini. Non hanno senso le tensioni tra ragazzi, docenti e genitori, perché la scuola paritaria cattolica è aperta a tutti. Ma il primo imputato... Stupriamo tutti? No, che c'entra? Allora, dice il Corriere del Veneto, ma il primo imputato resta lo Stato, con il taglio del governo Berlusconi di 166 milioni di euro del bilancio 2006, che l'attuale ministro Giuseppe Fioroni ha riparato solo in parte con 100 milioni di euro. Ah, anche cioè lo Stato non deve finanziare niente, però finanzia. Sì, esatto.
tenendo conto che insomma la Costituzione che a te piace dice senza la scuola può essere libera senza nessun onere per lo Stato. Sai, e il fatto che si vadano a spendere il momento in cui tutti quanti dovrebbero tagliare le spese, si vadano a spendere questi soldi, però sappiate appunto che tanto per dire l'esempio, il comune della Marca che minaccia il taglio di 280.000 euro di contributi sugli 800.000 previsti, e anche contro questo taglio hanno protestato. Ma d'altronde, se i comuni hanno meno contributi, hanno meno sostegni, se anche i contributi hanno meno 8 per mille dallo Stato. Ma guarda che la scuola pubblica è aperta a tutti, eh? Sì. Sì. La scuola pubblica. Purtroppo è aperta che l'insegnante di religione. Purtroppo. E questo dà una dimostrazione, sai, tu dicevi chiaramente del limbo, voi pensate ad esempio al discorso del limbo, quanti problemi se ne sono fatti per i bambini non battezzati, che dramma i genitori e persone che hanno, non dico che sono anziane, ma che hanno una certa età, sanno le cose che hanno fatto, i bambini che sono ammalati perché venivano spostati immediatamente per essere battezzati entro pochi giorni. Io ricordo ad esempio, io sono del 57, addirittura le cappelle degli ospedali venivano battezzati i bambini nelle cappelle dell'ospedale, perché per essere sicuri che fossero battezzati, veniva fatto dall'ospedale perché? Perché se lo mandavano a casa d'inverno il bambino e i genitori non avevano certo mezzi pubblici, non avevano automobili, il bambino doveva partire da casa sua che potesse in tanta malora andare alla chiesa e sicuramente si ammalava. Di conseguenza cosa hanno fatto? Visto che bisognava battezzarli, cosa si è fatto? Si è deciso di battezzarli dentro l'ospedale, così almeno escono, il prete non rompe le scatole, questi bambini, se è d'agosto non c'era problema, ma se uno nasceva negli anni 50, a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, e spostavi un bambino che aveva 8 giorni, lo spostavi in chiesa, ti tornava sano o ti tornava malato per il battesimo? Tenendo conto che i genitori erano assillati dal problema di portare i bambini a essere battezzati, io so di conosco di casi di persone anziane che mi hanno raccontato che portavano i bambini a essere battezzati d'inverno e tornavano malati. E con le condizioni sanitarie, con i mezzi che c'erano, molti forse ci hanno anche rimesso la vita. Allora, perciò il limbo era lì come terrore, perché logicamente i preti minacciarono, ma se il vostro figlio non viene battezzato sicuramente andrà nel limbo, sai che sofferenza distante da Dio. E allora a questo momento si arriva che questo limbo non esiste più. Che questo limbo non c'è più. E ora, siete contenti di essere presi in giro? Vi va bene di essere presi in giro? D'altronde, lo dicono loro stessi. Io l'ho anche raccontato, mi è successo 2 settimane fa, di sentire un monsignore che diceva a delle persone anziane che dovevano perdere quel senso di frustrazione, di rabbiatura, perché gli avevano raccontato che la purezza era quel tipo di purezza sessuale. Che dovevano perdere questo senso di essere stati fregati, testuale, gliel'ha detto a loro, perché loro non intendevano quello che intendevano purezza di cuore, e che avevano sbagliato loro a capire che la purezza la intendere in quella maniera, che però di fronte a questo dovevano perdere, aperte virgolette, la sensazione di essere stati fregati. Bene, se a voi vi piace essere stati fregati, è un problema vostro. Il problema è che come monoteisti voi avete il bisogno, la necessità, il dovere di rompere le scatole agli altri, con leggi, con cose varie. E sapete, il fatto del limbo dimostra chiaramente che chi vuole può manovrare in qualsiasi maniera la vita degli altri. Allora io direi alle persone, abbiate intelligenza, abbiate coraggio, abbiate coerenza e portate via le persone da questo dominio. D'altronde il monoteismo è soltanto ignoranza. Io vorrei citare per dire, c'è un personaggio che è stato sulle cronache, che è Agostino di Ippona, tanto esaltato dal signor Ratzinger, e il signor Agostino di Ippona scrive in un suo capitolo, dice in una sua opera, i pagani superstiti inutilmente si vantano della propria cultura e scienza, dice nel capitolo 14 che costoro continuano a difendere il vecchio culto superstizioso contro la religione cristiana e contro il vero Dio, per poi far sparire con fragore, che è stato pure menzionato dal profeta del Salmo, e cita il Salmo, giudice giusto, tu siedi a giudicare, difendi la mia casa e il mio diritto, minacci i popoli, distruggi gli infedeli, il loro nome è cancellato per sempre, il nemico è finito, tutto in rovina, e delle città è scomparso anche il ricordo. Giudice eterno è il Signore, rende stabile il suo trono. Salmo 9, versetto 5 e 8. Cioè, ma sentite questa bella frase.
quando dice appunto minaccia i popoli, distrugge gli infedeli. Ma questo, questo salmo, questo, questo aforisma, questo versetto è ancora nella Bibbia e potrebbe essere utilizzato. Non andate a dire che sono gli integralisti islamici. Minaccia i popoli, distrugge gli infedeli. E allora prosegue Agostino di Ippona. È dunque necessario che tutto questo avvenga. Cioè, dobbiamo macellare il popolo, dobbiamo macellare gli altri. Ne si deve scuotere più di tanto che i pagani, che i pochi pagani rimasti osino ancora esibire la propria boria e irriverente, la boria irriverente e irridere i cristiani come ignoranti nel momento stesso in cui si realizza conto di loro quando è stato profetato. Cioè, noi abbiamo fatto la profezia della distruzione, vi portiamo la profezia della distruzione, perciò noi abbiamo ragione, dice Agostino. Indubbiamente è proprio l'ignoranza e la follia dei cristiani che alla fine si è rivelata come l'unica fonte di sapienza per gli uomini e i santi, ed è al tempo stesso la causa del ridotto numero dei pagani. Allora, quando noi diciamo che i pagani danno dei folli ai cristiani, quando noi diciamo che i cristiani sono folli e sono pazzi, non lo diciamo noi, lo dice Agostino di Ippona, venerato da Ratzinger. Ripetiamo quanto diceva: indubbiamente è proprio l'ignoranza e la follia dei cristiani che alla lunga si rivela come l'unica vera fonte di sapienza per gli uomini e i santi, ed è al tempo stesso la causa del ridotto numero dei pagani. Cioè, allora, i pagani significa che non sono né folli né ignoranti, però per Agostino, così esaltato da Ratzinger, sai, la cultura e la scienza non servono assolutamente a niente. Il livello culturale di Agostino era un livello da suburra. C'era considerato uno dei peggiori, proprio più ignoranti che ci fossero. Infatti lui sì, ma sai, dice, la nostra predicazione è violenza ed è distruzione. Portiamo la distruzione, facciamo la distruzione. Di conseguenza noi abbiamo ragione, perché abbiamo annunciato la distruzione, si è realizzata e abbiamo ragione. Abbiamo ragione. È la ragione del più forte, di quello che ammazza, distrugge, che non è la legge della natura, è la legge dei cristiani, macellare chi non si può difendere. E allora ricordatevi appunto cosa dice il Salmo 9, versetto 5 e 8, del loro Dio: minacci i popoli, distruggi gli infedeli, il loro nome è cancellato per sempre. Questo lo dice la Bibbia dei cristiani, e non certo qualche testo di qualche altra religione monoteistica. Ed è questo il testo che ancora adesso viene usato appunto nelle varie chiese e nelle varie messe. Proviamo invece a vederci uno scontro fra cristiani e Afrodite e Venere e pagani al giorno d'oggi, pagani intesi come pulsioni, come desideri, come bisogni che le persone devono buttare nell'oggettività. Dalla Repubblica del 15 aprile 2007, Bush perde la guerra del sesso, è costata almeno $1 miliardo, 2.000 miliardi delle vecchie lire circa, ed è fallita miseramente anche l'altra guerra preventiva di George Bush contro la terrificante minaccia del sesso. I virginauti americani, i ragazzini indottrinati per anni, gli ha fatto lavaggio al cervello vero e proprio, dal governo e dalla scuola a dire no al desiderio sessuale, lo fanno esattamente come i loro coetanei più disinvolti, lo fanno alla stessa età e forse con più trasporto di chi non aveva giurato l'astinenza prematrimoniale. Lo fanno con più problemi, però. E lo fanno con più problemi. Lo fanno con più problemi. Più problematico, più difficoltoso, e sicuramente i sensi di colpa li serviranno per distruggerli. Abbiamo terrorizzato una generazione descrivendo il sesso come l'anticamera dell'inferno o almeno del cimitero, ha detto il congressman Harry Waxman, oggi presidente democratico della Commissione Giustizia della Camera, e tutto quello che abbiamo comperato con i fondi pubblici sono tonnellate di sensi di colpa che tormenteranno questi giovani.
Ottima notizia questa per gli psicoterapeuti e per gli psichiatri di domani. La guerra preventiva contro il desiderio che affiora nella pubertà era cominciata già sotto il regno di uno che ai voti di castità aveva rinunciato fin dalla più tenera età, Bill Clinton, alla metà degli anni 90, quando la nuova destra guidata dal deputato Newt Gingrich, quel guerriero della moralità che si trastullava a letto con un amante mentre la moglie agonizzava in ospedale, aveva preso il controllo della Camera, era stato autorizzato il primo stanziamento pubblico di 68 milioni di dollari per l'educazione all'astinenza dei bambini di 9 anni negli stati che avessero accettato di mettere la verginità nei loro curriculum scolastici. Questo vi dà l'idea di come stanno diventando gli Stati Uniti e cosa hanno fatto. Hanno costruito un altro centinaia di migliaia di persone che saranno malate di sesso nel futuro, provocheranno disagio sociale, provocheranno malattie. Sì, beh, sai, la presenza, poi il calcare troppo le cose sulla potenza di Dio può portare anche delle conseguenze strane, può creare un clima particolare. Io voglio raccontare quello che è successo a Verona la settimana scorsa, non so se lo sai. Io so che c'è stato uno scontro. No, allora c'è stato qualcuno che si è barricato in questura con la pistola. Ah. Allora questo tipo è andato in questura con la pistola e cosa è successo? Che è andato con la pistola e con la Bibbia. Ha tenuto per un paio d'ore occupata la questura, è intervenuto poi, si è riuscito a risolvere tutto quanto. Allora è successo che l'arena di Verona fa la locandina, le ho viste io perché ero a Verona, fa la locandina, si barica in questura con la pistola. Locandina. Il Corriere di Verona fa l'articolo, fa si barica in questura con la Bibbia e la pistola. Perché due quotidiani hanno bisogno di dire delle cose così diverse? Poi anche il Corriere del Veneto dice, fa il titolo giustamente, si barica in questura con la Bibbia e la pistola. Ma sai, Verona passa per essere una città molto cattolica. Di recente è anche stata visita del signor Ratzinger, che si è divertito a fare il convegno nazionale della CEI. È stato un flop, però. Sì, è stato un flop. Però, logicamente, su persone molto sensibili si pensa che le cose possono servire. Allora, chiediamoci, perché una persona che giustamente ha dei problemi, che ha delle difficoltà, e questo è il caso dell'abitazione, certo che se i comuni spendessero meno per le chiese cattoliche e qualcosina più per l'edilizia popolare, forse questa persona non andava con la pistola in questura, ma soprattutto se si creava un clima diverso di cultura a Verona, sicuramente questo non andava in questura con la pistola e la Bibbia. Non ha scelto qualche altro libro per andarci, non ha scelto il canone buddista, tanto per dire, per andare in questura, è andato in questura con la pistola e la Bibbia. Neanche il capitale di Marx. E allora, sai, poi tra l'altro, come sapete, Verona è una città in cui l'integralismo cattolico è molto attivo, in cui si cerca di bombardare la popolazione, la comunità continuamente con principi cattolici, e forse questo è il frutto di questo bombardamento così massiccio sulla potenza di Dio? Ma uno potrebbe anche dire forse di sì. Sai, e poi c'è sempre, sai, il discorso appunto sul fatto sempre che quando un papa dice che non bisogna obbedire alle leggi degli uomini ma alle leggi di Dio, e ci sono le ovazioni, e quando lo dice tutte queste cose, logicamente qualcuno pensa che non si possono seguire le graduatorie, che non si possono seguire le pratiche burocratiche, anche se la burocrazia è altamente inefficiente ed è inqualificabile, la burocrazia italiana, che si devono rispettare delle regole. No, si può accelerare e cambiare le cose usando la pistola. E quando Ratzinger dice, fa, voi politici non dovete obbedire a chi dei vostri votanti, ai vostri elettori, ma dovete obbedire a quello che vi dico io, logicamente qualcuno pensa, se io ho Dio dalla mia parte, posso sfuggire anche alle regole dei cittadini. Io ho Dio dalla mia parte, Dio ha macellato Sodoma e Gomorra, dunque anch'io posso fare qualcosa un po' più piccolo, ma lo posso fare. Dio che vai, persona che trovi, dimmi. Sì, e poi c'è anche un problema. Ultimamente ho assistito a tutta una strana situazione di cose strane. Allora, sappiamo, siamo contenti che Bertinotti se ne va sul Monte Athos a Vespri e letture sacre e a messe varie. Come sapete, il Monte Athos è famoso
a parte per una guerra fra, che non dico che c'è una guerra con interventi della polizia tra i vari monaci, ma è anche l'unico stato al mondo in cui è vietato l'ingresso di... L'unico luogo, non è uno stato. È uno stato autonomo, teocratico, tollerato in certo senso, in cui è vietato l'ingresso alle donne e tutti quanti gli esseri di sesso femminile, tra l'altro. E beh, insomma, è simpatico che il nostro presidente della Camera vada Camera, appunto, a sedersi e fare le ferie là. Ma poi cosa succede? Succede appunto che anche un altro politico è stato commosso, Robertinotti, è tranquillo, se ne va sul Monte Athos e a Pavia, la visita dei palazzi che a Pavia, il Papa, la vita va difesa, Bossi commosso. Come vediamo, c'è una conversione dalla Lega a Rifondazione Comunista verso il discorso di Ratzinger. E quando ha detto Ratzinger, ho pregato con devozione e riconoscenza davanti alle reliquie di Sant'Agostino. E quando appunto sappiamo che Sant'Agostino esaltava l'ignoranza e l'arroganza, soprattutto l'ignoranza dei cristiani, sappiamo qual è... A ben d'onde con le scuole cattoliche di esaltare l'ignoranza di Agostino. Sì, ecco, c'è un'altra cosa, che il solito Bagnasco, tutto perché qualcuno ha fatto delle scritte, insomma, sì, penso se avessero girato i cessi d'Italia avrebbero trovato di tutto e di più, insomma. Però per un paio di scritte tutto quanto insignificanti, vengono fuori polemiche incredibili. Si è arrivato addirittura al fatto che qualcuno ha proposto delle lenzuola contro Bagnasco e qualcuno ha detto no, perché così si esaspera il confronto, no, non si deve fare così. Cioè, anche il manifestare con un semplice lenzuolo il fatto che non si condivida l'idea di Bagnasco, e d'altronde Bagnasco non ha usato parole semplici, parole delicate, educate, no, verso gli altri. Ha superato donne. Tanto per essere chiaro. E allora però che qualcuno dica, ma io questo Bagnasco non mi è tanto simpatico, no, perché può creare dei problemi di confronto. Per la cronaca, due poliziotti di servizio a Bagnasco hanno fatto una grande operazione di polizia, arrestando due uomini armati che sicuramente avrebbero sparato a Bagnasco. Peccato che i due uomini armati sono risultati essere due attori di una fiction televisiva che si stava girando in quella strada. Grande professionalità. Sì, che poi tra l'altro le minacce erano minacce anche contenute. Poi tra l'altro, fatalità, hanno avuto... Non erano minacce, erano normalissime scritte anticlericali che si fanno da 200 anni a sta parte, Francesco. Sì, sì, esatto. Con tutte le variabili possibili e immaginabili. Per cui... Non è, è sicuramente fatte da cattolici, perché sono i più feriti dall'operazione dei Ratzinger. Cioè, no, ma tra l'altro, sai, io ho visto tra le foto che hanno pubblicizzato, io non ho avuto un elenco di quello che hanno fatto, ad esempio, a Torino c'erano anche scritte sul corso della pedofilia, ma erano sempre scritte. Ad esempio, la scritta che hanno fatto a Padova su un liceo ha avuto un richiamo locale. Non so se l'hai vista. No. Hanno fatto una scritta che diceva appunto: Ratzinger non ti resta come voi, tira che morire. Proprio ne ho fatto questa scritta, cioè non era una minaccia, era chiaramente un consiglio, insomma. D'altronde già Nietzsche diceva: a quelli che predicano la vita eterna gli raccomandiamo la vita eterna. Sono loro che cercano la vita eterna, e la vita eterna per loro si raggiunge tramite la morte, perciò anche la frase era all'interno del contesto cattolico. Quando tu ricordi un potente, anche un sindaco, anche un poliziotto, che guarda, è inutile che fai la merda, tanto devi crepare anche tu, cioè, prima o dopo crepi, e crepi come un verme, cioè crepi esattamente come sei vissuto, e dà un infinito fastidio, perché la sindrome di onnipotenza che pervade queste persone, che pensano di fare quello che vogliono al di sopra e al di là delle leggi, e il pensiero della morte in effetti suscita un sussulto emotivo molto forte. Sì, ma sai, le campagne terroristiche sulla morte che ha fatto la Chiesa Cattolica in tutta la sua storia, le ha fatte ai bifolchi, ai pezzenti, mica le ha fatte al re, all'imperatore, mica le ha fatte al suo Dio.
Cioè, quante volte, quante persone sono state terrorizzate nella loro vita al momento della morte, quello che vi succederà dopo la morte, quando morirete? Cioè, la cultura della morte che ha creato la Chiesa Cattolica, il cristianesimo, è così terrificante. Cioè, non è talmente terrificante che tortura le persone, come quel povero disgraziato di Cagliari che vuole morire perché non ce la fa più, ma le tortura là come esempio della morte. Dunque non è la morte che fa paura, ma è la tortura che fa la Chiesa Cattolica alle persone per impedirgli di morire. E questo è il diletto della Chiesa Cattolica, è questa la ferocia di gentaglia assassina come Scola, come Matiazzo, come questi criminali che stanno guardando. E purtroppo le istituzioni non hanno la dignità di essere istituzioni davanti a loro. Troppo spesso pensano che il vescovo sia un'autorità, e invece è un criminale assassino, uno stupratore di bambini, un terrorista. E lo è per ideologia, non c'è niente da fare. Beh, d'altronde sai, purtroppo il monoteismo è un problema che si crea, che ci rimane, che avremo sempre dietro, e il fatto che si imponga così forte nella società è veramente una cosa preoccupante, proprio perché l'integralismo non è solo islamico, è l'integralismo cristiano che abbiamo in ogni momento nella nostra società, nella nostra cultura. E di fronte appunto anche alle scritte c'è chi dice, fa, nelle scritte contro Magnasco c'è la cultura dell'intolleranza. Veramente, cioè, in ciò che fa Bagnasco c'è la cultura dell'intolleranza e del disprezzo della Costituzione della Repubblica e delle leggi dello Stato. Sai, però sembra che i politici non siano in grado di ricordarglielo. Sai, ci sarebbe quasi da pensare che bisognerebbe quasi ripensare alle norme che si furono fatte negli stati laici, come in Francia, in cui la nomina del vescovo fosse sottoposta a un'autorità politica. Sarebbe cosa da pensare, di proporre che i vescovi, prima di essere insediati, vadano a firmare la fedeltà allo Stato davanti al prefetto. Cioè, effettivamente si fa questo discorso per gli islamici, ma questo discorso dovrebbe essere applicato nella Chiesa Cattolica, perché quando assistiamo che non una persona, ma un intero gruppo, che è la CEI, fa manifestazioni contro le leggi dello Stato, fa manifestazioni contro i diritti degli altri cittadini, quando appunto dicono saremo noi a organizzare, saremo noi a fare, ai politici non dovete obbedire, ai cittadini, c'è da pensare che effettivamente questi vescovi, c'è qualcosa di storto. Questi vescovi dovrebbero essere un attimino assoggettati a un potere politico di controllo, cioè non dico dei partiti, ma assoggettati all'autorità di pubblica sicurezza. D'altronde, in Italia, se un sindaco non giura sulla Costituzione davanti al prefetto, il prefetto lo può destituire. Allora, a questo punto ci troviamo nella condizione, per garantirci un po', di prendere il vescovo e di doverlo obbligare anche lui a giurare fedeltà. Noi siamo di fronte a vescovi, a preti, a Chiesa Cattolica, che loro manifestano principi della monarchia assoluta proprio per distruggere quello che è lo Stato democratico. Perché quello che loro affermano è monarchia assoluta. Cioè, quando si dice alla donna tu non devi abortire, è un ordine da monarchia assoluta, non da Costituzione che dice tu donna scegli entro questi parametri se partorire o abortire. Hai dei parametri che ti vengono dati e all'interno di quei parametri c'è la tua decisione. Per cui questa è Costituzione della Repubblica. Ma quando si dice tu donna non devi abortire, questa è monarchia assoluta. E significa disarticolazione dello Stato democratico, ed è un atto di eversione. Ma sai, ma vedi, ma il problema è un problema grosso, quello dell'aborto. Ma quando si dice che i farmacisti non dovrebbero vendere certi medicinali o non dovrebbero distribuirsi i preservativi, il problema è veramente grave. Grave sì. Perché cioè, si va a realizzarsi su una cosa che è secondaria, perché l'aborto effettivamente per la donna rappresenta un dramma. Ma il preservativo è un dramma. Cioè è un qualcosa di per loro sì, scusa, per loro sì. Devono ridurre le persone in miseria, devono diffondere l'AIDS, perché questo è il loro progetto, le malattie venerie, per terrorizzare ulteriormente le persone. Ogni volta le persone mettono in atto una strategia, per loro è un dramma, Francesco. Sì, no, ma allora pensiamo, cioè, il fatto stesso che si dica che un farmacista non dovrebbe vendere dei prodotti farmaceutici, cioè nel senso che si deve tutelare l'interesse del cittadino, la salute del cittadino, a un certo punto per un principio religioso io non dovrei vendere o non potrei acquistare dei medicinali, cioè medicina non cosa che impongo agli altri, non violenza che faccio a qualcuno, non un'imposizione che faccio a qualcuno, cioè i medicinali non potrebbero essere disponibili. Cosa succederebbe se tutti i farmacisti diventassero cattolici?
o se tutti i farmacisti fossero cattolici, cosa succederebbe se le ridistribuzioni dei medicinali fossero in mano a cattolici integralisti o devoti a Ratzinger, che certe medicine sparirebbero? A questo punto dovremmo pensare che il monoteismo in tutte quante le sue varianti c'è. E ora è inutile protestare, e è giusto protestare, ma è marziale ed è parziale. Quando ad esempio gli islamici comprano i supermercati in grandi città e non vendono gli alcolici, è giusto protestare, o non vendono la carne di maiale. Però mettiamoci sullo stesso piano, che forse è più pericoloso, perché la carne di maiale la posso ancora trovare, posso farne anche a meno, posso usare qualcos'altro. Ma quando si parla di medicinali, quando si parla di preservativi, quando si parla di salute, si dice, vabbè, se oggi non mangio carne di maiale la mangerò domani. Ma un medicinale può averne bisogno subito. Ma no, perché potrebbe compromettere la vita. Allora distrugge la vita di una persona, la metti in pericolo, perché se oggi uno fa digiuno dice, vabbè, domani mi sposterò su un altro quartiere in cui c'è un supermercato che mi vende carne di maiale, mi vende alcolici, e farò incetta, farò provvista. Ma i medicinali sono cose che non puoi rinviare. E allora pensate, un ragazzino ad esempio, si parla tanto ad esempio in Inghilterra di ragazzini che hanno, delle ragazzine che hanno maturità precoci, perché non si fa educazione sessuale, perché sennò i preti sarebbero lì a scatenarsi. E allora una ragazzina potrebbe non avere il preservativo dietro a un ragazzino, perché il farmacista cattolico non glielo vende. E allora ci troviamo di fronte a delle bambine, a dei bambini che diventano genitori, o che arriviamo al caso in cui i bambini vengono abbandonati. È questo che i cattolici vogliono? Io penso che sarebbe migliore la condizione che ad esempio la RU486 fosse distribuita. No, perché è considerata una medicina contro la vita. Preferiamo più che le ragazzine diventino delle madri incapaci di accudire, sì, i propri figli. Perché così abbiamo bambini da stuprare, Francesco, i cattolici. Devi sempre metterti nell'ottica del cattolico. Le persone come bestiame da possedere, da farne quello che vuoi. Allora, le persone devono essere messe nelle condizioni perché i cattolici ne possono fare quello che loro vogliono. E questo è, cioè, distruggere la vita sociale, distruggere la vita civile, a qualunque costo. E questo è l'obiettivo dei cattolici. Dice che la vediamo via le telefonate. Così presto? Beh, non è ma che hai già accontentati tu nell'altra trasmissione. telefonate. E c'era tutta una telefonata, Francesco. Beh, scusa, addirittura in privato. Sì, in privato. Cioè, pensato addirittura un ascoltatore che secondo qualcuno avrei trattato male, che poi mi ha chiamato in privato contento che l'ho trattato male. Sì, e io, c'è anche la guerra degli ascoltatori adesso. No, sai, qualcuno dice che io certe volte sono cattivo con gli ascoltatori, ma in realtà non sono cattivo, nel senso che a secondo la loro inclinazione, insomma, tutto quanto là. 049 700 700 049 700 838, pronto? Ciao Beppi, dimmi. Ciao Francesco. Ciao, ciao. Allora, parlavate del limbo, no? Anche sì. Ma mi ho l'impressione che intanto che c'era, sai che sta tanta brava gente, no? Ah sì, sì. Era. Adesso non esiste più perché non esiste più limbo. Ma sbaglierò, ma ne pare che fosse anche la Madonna dentro. Nel limbo? No, piano. È stato assunto in cielo con il corpo, è stato l'unico caso. No, piano, ma non c'è. Francesco! No. È stata per almeno 1800 anni, ti capio? Dopo ci ha pensato il signor Mastai Ferretti, sì, vestito da Papa. Sì. Allora ha detto dogma, cioè io sono colei che fu concepita immacolatamente. Sì, io sono l'Immacolata Concezione. No, è no. Un refuso grammaticale di Appio. Per noi sì, ma grammaticalmente è scorretto quella. Sì, ma sai, loro sono accorti dopo 1800 anni, perciò. Sì, sì, no, ma è già troppo complicato la versione esatta, no? Che fu concepita immacolatamente. È che è più semplice quello da capire, ti capio? Sì. Dopo ho detto anche in portoghese, no? Quando che si veniva, ti capio? A Fatima. Parlava anche in portoghese. Parlava in portoghese? Sì. Sì. Cosa che hai detto? Ah, non lo so, guarda. Lo so, Immaculata Concessao. E dopo fu assunta in cielo, ma dopo del 1800, però, ti capio?
con vabbè, se è maturata, stagionata come un buon vino, lo tieni in cantina. No, a proposito dei cosi del terrorismo, il terrorismo c'è sempre stato, no? Psicologico, sì. Da sempre, e non ha fatto altro. Ma qualcuno sa che il signore di Oves, Joseph Ratzinger, vestito da papa, gode di immunità come capo di Stato, vero? Non per tutto. Due giudici americani hanno dichiarato che lui è imputabile, nonostante l'intervento del Consiglio di Stato degli Stati Uniti, che lo aveva dichiarato capo di Stato. Ah, ecco. Cioè, in due processi sono intervenuto il Consiglio di Stato americano per fermare i processi contro Ratzinger. Sì. Però due giudici hanno dichiarato, uno mi sembra direttamente Ratzinger e l'altro invece per il risarcimento delle violenze a bambini che potevano rivolgersi per il coso, per il risarcimento direttamente al Vaticano. In questo momento lui, per Ratzinger. Cos'era a quel tempo? Era presidente della congregazione per la propaganda fede, praticamente l'inquisizione, ecco, la vecchia inquisizione. Ex inquisizione. Esatto. È lui informato, edotto e responsabile. No, lui ha fatto un'azione che non poteva essere fatta. Praticamente il documento di Giovanni XXIII con cui minacciava di scomunica chiunque denunciasse i preti cattolici di stuprare bambini. Quando è saltato fuori questo documento, si disse che quel documento non aveva più valore perché era entrato in vigore il codice canonico. Però il codice canonico era entrato in vigore alcuni anni prima che Ratzinger facesse una missiva con cui riprendeva quel documento di Giovanni XXIII. Per cui lui praticamente ha reiterato quello che sono state le minacce di Giovanni XXIII contro chi denunciava i preti pedofili. È per questo che gli Stati Uniti lo hanno dichiarato imputabile. Ho capito. Capito? Ciao, grazie. Ciao Francesco. Sì, è un po' complicata la cosa perché bisogna conoscere i passaggi, però questi in realtà sono i passaggi e ciò che è avvenuto. Pronto? Ciao Gian Paolo. Ciao. Volevo chiedere se qualcuno mi dà una spiegazione della differenza fra realtà e verità. Per me la verità è sempre chiesastica. La realtà invece è col caos. La verità dei confini ben precisi, la realtà no. Fare la pesca dei confini della realtà nel caos è indefinito. E questo fa rabbia specialmente ai preti. Giampaolo, posso farti una provocazione? Dimmi. Posso farti una provocazione? Dimmi. L'unica verità che c'è è che esiste soltanto la realtà. Bravissimo. E io sono un adoratore della realtà, non posso vedere le verità. Cosa vuoi che ti dica? È una verità che c'è solo la realtà. Sono fatto male. Mi dispiace. Ok. Ciao. Pronto? Ciao. Bene. Siamo di nuovo alla ribalta sui giornali. Davvero? Accertamenti su 80 bambini qua. Dove? Sulla Repubblica, Rignano. No, quello che era di parlare prima. Ah. Sì, sempre qui. Però ci sono degli accertamenti adesso su altri 80, capito? Ah. In ospedale decine di genitori impauriti, ma gli ho fatto vedere il telegiornale oggi che se il marito di una delle maestre parlava tranquillamente che pare impossibile, sono delle grandi maestre, delle grandi persone. Vabbè. Non so. Il guaio è che ci ha messo 8 mesi la procura, 7 mesi, non so quanti. Appunto, cioè, non so, insomma, o che vive su un'altra dimensione i bambini con quei maestri, o che vive su un'altra dimensione il paese, perché cioè, mi sembra impossibile, insomma, una roba del genere. Sì. Non c'è uno che può inventarsi, oppure che
No, no, oltretutto un telegiornale ha detto che hanno trovato in casa degli indagati gli stessi vestiti che i bambini hanno descritto durante le violenze. Fra le altre cose. Sì, per cui ti dico, lasciare il dubbio, chiaramente il dubbio fino a condanna definitiva lo mantieni, perché è legge. Però man mano che vengono fuori le informazioni, queste informazioni si inquadrano all'interno di un insieme in cui il dubbio morale, il dubbio sociale va sparendo. È chiaro che il dubbio giuridico resta. Che questo vale per tutti. È logico, un paese tende a difendere la gente. Sì, il galato a sangue a rom ubriaco che ha ammazzato 4 persone. Esatto. E anziché dire una persona ubriaca, lo hanno definito rom, come se non ci fossero altri ubriachi che ammazzano. Sì. Cioè lo hanno etichettato in maniera razzista. Sì, sì, è la differenza, vedi? Cioè, tanto... Vabbè. Comunque un'altra cosa. Saltano fuori, hanno tentato di far saltare fuori naturalmente i riti satanici. Vabbè, se andavano incappucciati e gli parlavano del diavolo, chiaramente per impaurirli. Logico, come è scritto nel libro, cioè a francese un libro quello di Oliari, che l'hai letto. Ah sì, l'uomo delinquente. Sì. Che parla di questi ragazzi nobili del collegio che accennano in giudizio, in tribunale, accennano che uno aveva visto dietro la porta nella fessura che questi preti si vestiva di nero e facevano dei riti. Mm-hmm. Sì, ma guarda che riti satanici si facevano anche nei conventi di Catania. Esatto, i preti, i propri frati. Sì, sì, bisogna essere cattolici per fare questo, eh? Esatto, sono cattolici, sì. Per cui non vanno distinti, cioè qui non siamo davanti ai bambini di Satana che è un'organizzazione diversa dai cattolici, capisci? Adesso basta che tiri via anche il paradiso, perché adesso il pianeta, no? Io trovo un pianetino. Un pianetino uguale a terra. Sì, ho sentito, sì, simile. E poi tirarlo via che dice tanto, anche se morimo. Mettiamo su un raso da 400.000 anni, lui ti... 5 minuti arriviamo. E dice, potevi fare quel che vuoi, dice, talmente... Ma cosa pensi tu? Ma insomma la temperatura non so se sia in coincidenza perché la Terra ormai, cioè il pianeta ormai. Ma io mi ricordo un film comico di Mel Brooks che si chiamava Spaceball, no? In cui praticamente un pianeta che aveva distrutto la sua atmosfera andava a rubare l'atmosfera di un altro pianeta. Capisci? Per cui vai tranquillo, insomma. Sono 20 anni luce per arrivare, tutto è la stella la nana rossa che è calda, sì, ma non troppo, perché è troppo vicino. È giusto, insomma, c'è acqua, c'è roccia, acqua. Sì, sì, va bene, dai. Va bene, ok. Riesco a trovare il libro? No, non ho sbagliato. Hanno sbagliato? Sì, sì, mi hanno dato un altro libro, comunque ho mandato a cambiarlo, non ti preoccupare. Ok, va bene. Va bene, ci sentiamo. Ciao Ivano, ciao. Vi ricordo che questa sera dalle 19 alle 20 farò una delle trasmissioni più difficili che abbia mai fatto, cioè cercherò di spiegare il macismo e come il macismo con l'essere umano maschile non ha niente a che fare, ma è legato invece a una espressione dell'omosessualità. Io lo devo fare all'interno della percezione, però è abbastanza difficile e complesso e spero di farlo abbastanza bene. Vi ricordo comunque che il pezzo che farò stasera è su internet, è all'interno della percezione ed è l'ultimo pezzo sulla percezione e la selezione dei fenomeni percepiti. Pronto? Ciao, velocissimo, mi raccomando. Siamo velocissimo. Ho sentito che il palazzo è preservativo e ora che si causa accesa o non accesa. Mi parlo un altro linguaggio, per esempio parlo che se gli uomini si mettono il preservativo quando si giovani e forti e robusti, si penalizza e si castiga, a favore di chi? A favore delle donne che loro vogliono gestire la giostra
Grazie dell'intervento, però vedi, come Pagani noi abbiamo sempre il concetto di punk, e Pan è l'inventore della sessualità non procreativa con la masturbazione, perciò di conseguenza io non penso che ci sia declassi il problema della quantità della masturbazione. Dimmi, Ivano. Se puoi dire in diretta, cioè che sei la Antonella Randazzo, no? Giovedì 17 maggio alla libreria Bassanese. La Randazzo, la libreria Bassanese, che libro prepara? Le dittature, la storia occulta. Ed è un libro che comunque è del editore Nuovo Mondo, dello Pamio. Ho capito, vabbè. Sì. Quando c'è? 17 maggio, giovedì, ore 20:30. Ok. Ecco. Perfetto, così Attilio ha avuto poi pubblicità. Ecco. Vabbè, sì, perché perché c'era anche l'Opus Dei segreta, però... è stata annullata Come mai? Ma chi lo sa? Chissà. Dai. Ok. Ciao. Bene. Beh, siamo arrivati. Ricordiamo che su internet trovate le trasmissioni. www.federazionepagana.com/radiopagana e potete appunto scaricarvi tutte le trasmissioni. Trovate i pezzi che faccio in www.federazionepagana.it, in www.stragoneriapagana.it, in www.federazionepagana.com trovate tutte le trasmissioni di 5 anni di trasmissione. Siamo le uniche persone al mondo che hanno 5 anni di trasmissione e sta andando avanti, perché sta per andare a fare anche il 2001. Figuratevi voi cosa c'è. C'è di tutto. E abbiamo visto arrivare anche Radio Vaticana, che si è sentita un po' di trasmissioni, e poi molta gente anche dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra, che si scaricano trasmissioni. Per cui effettivamente è una. Beh, pensate che io, ad esempio, mi è successo, mi ha scritto un ragazzo da Ravenna, che mi chiedeva, ad esempio, le tue informazioni sulla sigla che avevo usato giovedì scorso, che vuol dire che proprio c'è un. Sigla, cosa hai usato? Non so, dico adesso, avevo vari CD dietro e cercavo di andarmi a riascoltare, così li potrei essere più preciso, insomma. Comunque di solito uso un Ajad, e gli ho detto probabilmente era Ajad che hai sentito. Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e vi do appuntamento per le ore 19. Ciao ciao a tutti.